Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi andremo a parlare di una nuova edizione che è probabilmente la nuova edizione più attesa quest'anno in Italia per quanto riguarda i manga, e vi sto parlando della Fullmetal Alchemist Kanzenban Edition. Eccola finalmente tra le nostre mani, la nuova edizione di Fullmetal Alchemist. Come già fatto per il precedente in altri miei video, per la nuova edizione di Akira e per la nuova edizione di Shaman King, andrò a dare i miei pareri e andrò ad analizzare esclusivamente l'edizione. Quindi non sarà un video recensione di Fullmetal Alchemist, saranno solamente i miei pareri personali su questa nuova edizione. Spero che in qualche modo questo video possa esservi utile e possa rispondere a tutte le vostre domande. Direi di iniziare dall'analisi di questa edizione, iniziando appunto dalle basi. Questa edizione costa 12 euro a volume e avrà un totale di 18 volumi. Questa che vi sto mostrando è la nuova copertina ridisegnata e dietro troviamo il pugno invece di Edward. Come vedete, la copertina presenta effetti metallizzati, è in rilievo infatti sia la scritta sia anche l'uno, ed è tutto in rilievo anche nella parte dietro e nella parte anche qui laterale. Tutta questa parte qua è in rilievo. Devo dire che apprezzo tantissimo questa cosa che aggiunge solo bellezza a questa nuova edizione, la costina. Se volete vederla, è questa. Secondo me è una costina molto molto elegante. Quando questa edizione verrà esposta tutta in libreria sarà fantastica perché è veramente super elegante. Anche la costina presenta gli effetti in rilievo e metallizzati. Sotto la sovra copertina troviamo invece un qualcosa di molto interessante. Troviamo infatti le bozze dell'Arakawa sia davanti che dietro. Questa invece è l'immagine di tutta la sovracopertina tolta, come vedete forma l'immagine di Edward e a lato ci sono i simboli. Copertina questa del primo volume di Fullmetal Alchemist, non c'è nulla da dire, è fantastica. Il formato e la grandezza di questa edizione è abbastanza grande, soprattutto perché contiene uno e mezzo, possiamo dire, dei volumi dell'edizione standard di Fullmetal Alchemist. Mentre il formato di questa edizione è come quello di Monster, per farvi un esempio. Quindi comunque è un formato che non è piccolo, anzi è bello grande. Passiamo ora all'interno del volume. Il volume si sfoglia che è una delizia, veramente è super morbido, è molto molto maneggevole, si può aprire quanto si vuole, si può sfogliare quanto si vuole, la rilegatura è praticamente perfetta, una grandissima rilegatura. La carta è bianca ma non è bianchissima, infatti un pochino dietro si vede se si sta alla luce, però comunque è una carta di qualità più alta rispetto allo standard di Planet Manga. All'interno sono presenti anche delle pagine a colori, vi faccio vedere qui un esempio. Questo è un esempio di pagina a colori che troverete all'interno di questa nuova edizione. La carta è la stessa, io forse l'avrei preferita patinata, probabilmente per una carta patinata il costo si sarebbe alzato notevolmente. Queste pagine a colori sono presenti all'interno del volume e soprattutto sono presenti all'inizio del volume. Abbiamo una bellissima illustrazione a colori. Abbiamo anche le prime due pagine a colori. Vi ricordo che i colori sono quelli ufficiali. Anche la primissima pagina che è a colori, che raffigura Edward. Quindi, secondo me, il rapporto qualità-prezzo di questa edizione è davvero ottimo. Vi ricordo che costa 12 euro. Secondo me, 12 euro per questa edizione sono spesi benissimo. Anzi, facciamo anche un piccolo confronto con le edizioni estere. Non so se riuscirò a trovare le immagini. Nel caso, nel montaggio ve le faccio passare. Secondo me, Panini ha fatto un lavoro abbastanza intelligente perché ha portato questa edizione ad un prezzo accessibile praticamente a tutti. Infatti è un prezzo un pochino più basso anche rispetto ad alcune edizioni che sono presenti all'estero, ma comunque è riuscita a restare su un'ottima qualità. Ad esempio, se andiamo a confrontare questa edizione italiana con quella spagnola, io preferisco questa italiana. Nell'edizione spagnola la copertina è realizzata in un modo differente, infatti è una copertina realizzata interamente in PVC. Onestamente a me piace più questa copertina classica che ha portato Planet. Soprattutto perché l'edizione spagnola non ha l'effetto metallizzato, mentre questa ce l'ha. Come ho mostrato prima, è tutta in rilievo, sia davanti che dietro. Mentre se vogliamo confrontarla con l'edizione inglese, ovviamente quella inglese è l'edizione migliore di Fullmetal Alchemist che sia uscita, credo. E confrontandola questa non c'è praticamente storia, l'edizione inglese è cartonata, ha una carta estremamente bianca, di qualità molto molto più alta di questa portata in Italia, le pagine sono patinate, anche quelle a colori. Ovviamente il costo di quella inglese è più alto, infatti si aggira intorno ai 20 euro. Ed è qui che lancio proprio una domanda a voi. Voi avreste preferito un'edizione mega lusso come quella inglese, che possiamo dire che è l'edizione proprio finale, ma veramente finale
normale di Fullmetal Alchemist, però ad un prezzo maggiore, perché 20 euro non è poco per un'edizione, o preferite questa ad un prezzo più contenuto ma comunque di ottima qualità? Fatemi sapere il vostro parere nei commenti, io sono molto molto curioso. Quindi direi di aver veramente detto tutto su questa nuova edizione di Fullmetal Alchemist. Ve la consiglio, ovviamente sì, prendetela ad occhi chiusi. 12 euro per questa edizione, come ho detto, è un rapporto qualità-prezzo che secondo me non poteva essere migliore di questo. La consiglio per chi non ha ovviamente Fullmetal Alchemist, e la consiglio anche per chi ha Fullmetal Alchemist, o meglio, se volete prenderla, se no potete tenere benissimo anche la vecchia edizione, però confrontata a questa, soprattutto nell'estetica, questa è imbattibile, insuperabile. Io, ad essere sincero, e dopo aver analizzato per bene questa edizione, mi ritengo pienamente soddisfatto di questa nuova edizione di Fullmetal Alchemist. Non è la miglior Kanzeban uscita di Fullmetal Alchemist in Europa, ma è davvero una bellissima edizione, quindi solo che consigliata. Quindi per questo video è tutto, se il video ti è piaciuto metti mi piace, commenta se prenderai anche tu questa nuova edizione di Fullmetal Alchemist o se magari ti ho incuriosito con questo video. Per i nuovi iscriviti al canale per i prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video.